la raccolta non funziona perché qua a terra oggi ci dovrebbe essere che cosa? Sotto indifferenziato. Sotto è indifferenziato. Guardate, invece noi qua dentro. Che c'è? Anche una busta di uno, guardate. Quindi questo è il contenitore per l'organico. E invece praticamente qua c'è stato tutto. Plastica, ragazzi, tutti gli eroi. Ma voi comunque raccogliete tutto a questo punto? Ieri ho raccolto solo l'umido, capito? Adesso c'è tutto il disastro. Però se mi caccia questo qua, qua dietro fa la pizzeria. Questo che cos'è? Questa è roba della pizzeria. Questo che cos'è? Questa è roba della pizzeria, una cosa. Quindi comunque voi praticamente andate a raccogliere, guarda, anche se... Guarda, mattonelle, guardate... Ma per attenendovi alla regola voi poi questa roba non la dovreste raccogliere, no. Prima ne a terra il secco, sì, il secco quindi differenziate, sì, domani sono l'ultimo e quindi. Domani abbiamo un altro il problema del secco, avete capito? Chiaro. Se questi li caccerebbero a giorni alternati, una volta di secco, una volta l'umido, non facessero così. Se gli vogliamo cacciare una busta di l'umido, e ti cacciano una busta di secco, le secche rimane bene. Si trova il passante a buttare la busta, si trova la signora stessa che prende la busta e la butta a terra, cioè, siamo sempre... Quindi in effetti voi buttando tutta questa roba là dentro, praticamente non riuscite a fare raccolto differenziato. Allora, come rimane un po' a terra, si fa un casino. Ma tutta sta roba però avrebbe bisogno di qualche contenitore. Come vi pare? Io dico di più. Sì, non l'umido va, sì, ma se viene depositato... No, se vede quel contenitore così da me adesso, io non lo scarico. Perché se faccio un po' pure di umido, e devo mettere una roba di quindi se in quel furgone, in quel contenitore ci fosse solo se umido, vedo bottiglie, vedo carte, vedo cose, non lo butto nell'umido, non lo potete mettere nell'umido. Io di coscienza non lo metto, poi non lo so qualcosa non lega se lo fa, perché se si mette lì per saltare la buccia, si mette lì per saltare la buccia e l'umido, chiaro, chiaro. Non lo è l'umido, però se la gente si mettesse oggi è umido, cacciamo l'umido, domani è secco, cacciamo il secco, tutto questo così non si fa lì.